Amici di Acom, benvenuti ad una nuova puntata di Alto Voltaggio, il podcast dedicato all'energia in tutte le sue forme. A partire dall'8 marzo, Acom ha lanciato la campagna Energica per celebrare l'energia della donna. E anche noi di Alto Voltaggio racconteremo in questa puntata un pezzetto di mondo al femminile. La storia che racconteremo oggi è una storia di rinascita, una storia personale che però ci aiuta non solo ad affrontare alcuni argomenti più generici, ma che può anche diventare per qualcuno una fonte di ispirazione. O con me ai microfoni di Alto Voltaggio, Cinzia Fassetta. Ciao Cinzia, benvenuta, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Sottolineo per chi ci ascolta che volutamente io e te abbiamo deciso di non presentarti con un titolo, quindi nessun ruolo, nessuna etichetta, e questo non incasellarti farà un po' da filo conduttore della nostra puntata. Da questa considerazione ti faccio anche subitissimo la prima domanda. Abbiamo detto che la tua è una storia di rinascita, è come se avessi avuto due vite. Da anni possiamo dire che lavori nel mondo del turismo, ma sei una persona che fa davvero tante cose, al punto che si fa fatica a qualificarti con un termine unico. Potremmo dire che sei una consulente, ma non sarebbe esaustivo. E diciamo che fai tutte queste cose anche perché ad un certo punto tu hai capito di dover porre l'accento su ciò che di te non era uguale, conforme, ma che era diverso. Come è successo tutto questo e a che cosa ti ha portato? Allora, io ricordo un momento spartiacque da quando ho cominciato a lavorare con una business coach negli Stati Uniti, dove per quasi 2 anni volavo regolarmente ogni 3 mesi. E quello che è successo è che sono entrata a far parte della sua community, ho conosciuto un sacco di gente diversa e varia. E questa coach ha creato una business school chiaramente atipica, nella quale oltre alle tradizionali nozioni di marketing, di strategia e altro, lei affiancava l'aspetto, che è ugualmente fondamentale, di andare alla radice, di scoprire l'essenza della persona, i suoi valori, l'allineamento con l'attività scelta, un po' come il perché personale, il why di cui parla Simon Sinek. Questa cosa qui alla fine mi ha spinto ad approfondire la conoscenza di me stessa, ma soprattutto mi ha fatto comprendere ed accettare che non era uniformandomi al mondo, che tra l'altro era quello che volevo cambiare, che avrei creato ciò che volevo o realizzato i miei sogni e i miei progetti, ma che invece dovevo utilizzare ed esaltare le mie caratteristiche di unicità, perché così sarei stata, uno, più felice e due, più forte e piena di energia nel perseguire i miei scopi. E ad un certo punto della tua vita tu hai anche scritto un libro che ha un titolo un po' singolare, si chiama I 7 superpoteri del tuo cuore, piccolo manuale per l'operatore empatico. Cosa sono questi superpoteri e chi è questo operatore empatico? Allora, innanzitutto il libro è stato scritto mentre frequentavo questa business school e si trattava, diciamo, di una sfida, di un compito che la nostra business coach ci aveva dato. E i superpoteri sono in realtà una risorsa, una ricchezza che è in ognuno di noi, che è più o meno nascosta. E per scriverlo ho preso spunto da mia nipote Matilde, che tra l'altro è la bambina a cui ho dedicato il manuale, che all'epoca aveva 8 anni, oggi ne ha quasi 13. Ho preso lei come modello perché ognuno di questi superpoteri così evidenti e naturali nei bimbi e più rari nell'individuo adulto sono quelli che ognuno crescendo dimentica e loro aspettano solo di essere esplorati e riscoperti e utilizzati nella nostra vita quotidiana. Li ho così identificati: sono la capacità di ascolto, la capacità e la volontà di ricevere, la capacità di donare, la capacità di esprimere, la capacità di aprirci agli altri, la capacità di condividere e di donare attenzione. Poi in realtà nel libro c'è anche un bonus, il superpotere dell'accoglienza. E l'operatore empatico è una definizione che mi piaceva e ci stava, in quanto mi faceva sorridere perché faceva rima con pratico, però in realtà è empatico ognuno di noi quando si mette in relazione con l'altro per comunicare meglio, abbracciando il punto di vista di qualcun altro. E utilizzando questi superpoteri ogni giorno, sia per lavoro, sia per attitudine o per vocazione, noi diventiamo operatori empatici. Ecco, parliamo allora del tuo lavoro. Nel tuo lavoro, così un po' come nella tua vita, attingi a tanti concetti che sono quelli cari al Feng Shui. Raccontiamo di che cosa si tratta a chi ci ascolta e che magari non sa ancora assolutamente nulla. Il Feng Shui è un concetto di tradizione orientale che parla di energie, le energie presenti nell'universo, in tutti gli esseri viventi o meno, e che fanno riferimento a 5 principali elementi. I principali elementi sono l'acqua, il legno,
il fuoco, la terra e il metallo. Il Feng Shui dice che ognuno di questi elementi ha determinate energie che si esprimono attraverso cose come la forma, il colore e la sostanza, che costituiscono poi ogni cosa. La cosa importante è che non esistono energie buone e cattive, e questa è una novità rispetto, diciamo, alla nostra tradizione occidentale, ma esiste solo la presenza o meno di un equilibrio tra queste energie, ovvero il fluire dell'energia senza trovare ostacoli o blocchi. Per quanto riguarda la nostra civiltà e la nostra mentalità occidentale, conosciamo il Feng Shui principalmente per la sua applicazione in architettura, magari in un modo un po' quotidiano per la riorganizzazione degli spazi. Tutti abbiamo sentito parlare dei principi del Feng Shui per riorganizzare la casa, l'ufficio, eccetera, giusto per renderli più accoglienti o armoniosi attraverso appunto la conoscenza e l'uso corretto dell'energia. In realtà io non mi occupo di Feng Shui per ambienti, ma mi sono specializzata ormai 10 anni fa nelle energie dei cinque elementi relative alla persona e a ciò che indossa. Ho cominciato ad occuparmi parecchio tempo fa di consulenza d'immagine. Questo perché il concetto è che gli abiti sono comunque l'ambiente più vicino al corpo. E quindi se immaginiamo che il Feng Shui dice che un muro di un certo colore ci influenza in un certo tipo, immaginiamoci cosa può fare una maglia, un cappotto, un paio di pantaloni che è a contatto con la pelle. Quindi ho scoperto che nello stesso modo in cui gli oggetti o gli esseri viventi hanno determinate energie, anche gli abiti, che sono caratterizzati come da forma, colore e sostanza, hanno delle energie diverse che si combinano con l'essenza e l'energia personale di ognuno e sono in grado di creare benessere, quindi passare da una situazione di disarmonia ad una situazione di armonia. Nel mio lavoro uso gli elementi del Feng Shui per conoscere e comprendere meglio le persone e cosa le caratterizza o le motiva, e ovviamente capirne il potenziale esaltandolo e comunicando meglio. Io ti chiedo invece una cosa che c'entra con gli abiti che hai citato. Parliamo di bellezza consapevole, che è un po' una delle tue specialità, una delle tue tante specialità, direi. Creare consapevolezza, che è un termine che oggi si usa tantissimo, ma consapevolezza per far che cosa? Per creare quell'armonia, per prendersi cura di se stessi e a questo punto per prendere consapevolezza dei propri superpoteri, che sono quelli del tuo libro, per brillare, possiamo dire. Ti riconosci in questa sintesi? Assolutamente mi riconosco, anzi grazie. Mi piace molto definirmi una cheerleader per le persone. Hai presente quelle ragazze che ballando e saltellando urlano a squarciagola per motivare la squadra sportiva? Ovviamente io non faccio così, ma la cheerleader in me vede le potenzialità della persona, vede la bellezza della persona, vede l'unicità della persona, e qui ritorniamo appunto al concetto di essere diversi nel senso di unici senza uniformarsi agli altri, perché in questo sta la bellezza. E mi piace fare in modo che le persone riconoscano, consapevoli della propria bellezza, e non abbiano il timore di brillare troppo temendo di offuscare gli altri. Per me bellezza consapevole è rendersi conto appunto della propria unicità e bellezza senza sentirsi costretti, paragonandosi agli altri, ad uniformarsi a uno standard predefinito, che è sempre predefinito da altri. Vedi l'immagine della donna, vedi le pubblicità, vedi quello che la società ci impone, le convenzioni e tante altre cose. Quando tu parli di unicità, in realtà non parli soltanto di competenze, parli proprio di unicità della persona. E una delle riflessioni che tu fai spesso è: bisogna selezionare ormai persone nella loro interezza e non soltanto competenze. Mi sto riferendo ai CV, al classico curriculum vitae. Entriamo in un altro campo che è quello dello human design. Anche in questo caso, come per il Feng Shui, io ti chiederei di dirci qualche parola sullo human design e come secondo te può essere utilissimo nell'ambito del recruitment, che è un altro campo che tu conosci abbastanza bene. Certo, allora, lo human design è un sistema di profilazione della personalità basata in realtà su scienze che definirei un po' esoteriche, tipo astrologia, cabala, I Ching, chakra, ma ascoltatemi, è una disciplina relativamente recente.
però è in grado tangibilmente di dare la fotografia dell'individuo utilizzando in questo caso gli stessi dati che si utilizzano per ottenere un tema natale astrologico. Al di là di questo alone, diciamo, esoterico, si può con Human Design capire veramente l'unicità e l'essenza di ognuno. Si tratta di una scienza della differenziazione. Dice che ognuno è perfetto così com'è e che se assume certi comportamenti o decisioni è importante capire se questi vengano dalla propria essenza o da condizionamenti esterni. Grazie a Human Design si può capire questa cosa, cioè se uno prende delle decisioni in base a quello che veramente è o in base a dei condizionamenti. È un po' complicato da spiegare, richiede uno studio di vari anni. Premetto che non sono un'esperta, ma una studiosa di questo metodo, che comunque ho trovato veramente efficace e anche pratico, perché mi permette di conoscere meglio qualcuno, capirne ancora una volta la potenzialità e i comportamenti innati e veri rispetto a quelli acquisiti, che spesso influenzano in modo sbagliato la capacità di prendere delle decisioni giuste. E la selezione delle persone attraverso la personalità e non le competenze, secondo me, è veramente l'unico modo di coltivare talenti e unicità, ed è il modo migliore per umanizzare il processo di selezione, che spesso è abbastanza, diciamo, arido. Ci sono delle aziende che lo fanno, cioè scelgono le persone e non esclusivamente le competenze, e io ho testimonianze di varie aziende che conosco, quindi non è importante il CV, ma è importante chi sei, chi è la persona davanti. Non è fantascienza, esiste. Ecco, riconoscere questi tratti distintivi, l'unicità, ciò che ci rende diversi, e quindi prenderne prima consapevolezza e poi dall'altra parte essere scelti per questa unicità, dovrebbe essere, diciamo, uno degli elementi che spiana poi la strada verso il successo, no? Allora parliamo di successo e parliamo anche di donne. Secondo te cos'è successo per un uomo e cos'è successo per una donna? E aggiungo un'altra domanda: secondo te il successo di una donna com'è visto dalla prospettiva di un uomo? Le due prospettive coincidono? Io credo di no, quindi è un po' una domanda retorica. Cosa ne pensi? Beh, anche per me le due prospettive non coincidono. Io inizierei col dire che non esiste un solo tipo di successo, perché l'opinione generale comunque storicamente parla di un successo che si rifà degli standard, diciamo così, maschili, quindi dei dettagli, dei dati come un conto in banca, un'auto di prestigio, una casa elegante. Quindi è una prospettiva alla quale anche le donne si sono adeguate, o la società in genere. Per me la definizione di successo è strettamente personale e non è misurabile attraverso numeri o traguardi finanziari o carriera. Come dico, parlando di Feng Shui o Human Design, ognuno ha la propria unicità e ognuno ha la propria misura del successo, e la cosa bella è che sono convinta che il mondo abbia bisogno di ognuno di noi e della nostra unicità, come un puzzle ha bisogno di una singola tessera diversa e unica per creare l'immagine completa. Il successo per qualcuno è rappresentato dai soldi, per altri magari è rappresentato da meno soldi ma da una vita nella quale non si sente il bisogno di staccare per andare in vacanza, perché la vacanza è inclusa nello stile di vita. Per qualcun altro sono gli orari flessibili, per altri è l'indipendenza, per alcuni si tratta di amicizie, di relazioni, di amore, di tempo libero, di serenità. Quindi ci sono veramente moltissimi parametri a cui rifarsi per, non dico misurare, ma avere un'idea di che cos'è il successo. L'uomo tende purtroppo a vedere le cose dalla propria prospettiva, quindi una persona o una donna che non abbia raggiunto le cose che lui vede manca di qualcosa. Non so, non voglio generalizzare, ma per me comunque non c'è nulla di più sbagliato di questa prospettiva unica per quanto riguarda il successo. L'ultima domanda che ti faccio, forse un po' marzulliana, però visto che tu fai un sacco di cose, sei poliedrica, possiamo dire così, sei multipotenziale, che è un'altra parola che in questo periodo va per la maggiore, quindi ti chiedo: è meglio secondo te fare una cosa sola e farla bene, oppure secondo te è meglio sperimentare sempre, fare tante cose e
arricchirsi proprio grazie a questa sperimentazione continua? Sono super felice di rispondere a questa domanda, perché per molti anni, come te, penso altre persone, e comunque in quella che tu hai definito la mia vita precedente, mi sono sentita in difetto per non avere una direzione unica e precisa. Tutti mi hanno sempre fatto pressione perché scegliessi una strada, un lavoro, una direzione, un interesse, e devo dirti la verità, invidiavo tantissimo chi aveva le idee chiare sin da bambino, addirittura sin dall'asilo. Però crescendo con mille lavori, occupazioni e interessi, ho acquisito, diciamo, la capacità di apprendere cose nuove da zero, di conoscere meglio, di capire, di sperimentare e adattarmi, e ho avuto anche la ricchezza, direi, di moltissime esperienze diverse, e tutte queste sono prospettive che riesco a vedere soprattutto ora con questa visione allargata. Credo di essere in grado solo ora di unire i puntini e creare qualcosa di unico, mio, personale e diverso. Quindi ti dirò così: evviva i molteplici interessi, evviva le persone definite multipotenziale. No, la seconda risposta, quindi sperimentare sempre, arricchirsi, è la mia preferita. Evviva l'unicità. Allora io, Cinzia, in chiusura ricorderei a chi ci ascolta il titolo del tuo libro. Ricordo anche che si può acquistare su Amazon, c'è anche una versione in inglese, io leggo il titolo in italiano: I 7 superpoteri del tuo cuore, piccolo manuale per l'operatore empatico. Ti ringrazio per essere stata con noi, grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e grazie a te, Anna, per avermi invitata, è stato un piacere. E ringraziamo anche tutti gli amici di Eicom in ascolto. Speriamo che la nostra conversazione, come dicevo all'inizio, si possa tramutare per qualcuno in fonte di ispirazione. Ciao a tutti, alla prossima. Grazie.